Sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione delle aree comuni nel complesso residenziale pubblico di Viconeforo a San Brunello. L'avvio dei lavori è avvenuto alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, del vice sindaco Paolo Brunetti, dell'assessore Paolo Costantino, del consigliere regionale e già assessore comunale ai lavori pubblici Giovanni Muraca, del consigliere delegato Massimiliano Merenda, del dirigente Bruno Doldo, del RUP Giovanni Rombo, dei progettisti e dell'impresa che realizzerà l'intervento con l'obiettivo di migliorare il decoro urbano e i servizi per il quartiere. Il progetto, finanziato alla linea ministeriale Rigenerazione Urbana, prevede una serie di interventi, a cominciare dalla pavimentazione del complesso, che sarà completamente sostituita, così come le aree comuni, prevedendo la sistemazione e la creazione di nuovi spazi verdi, aree ludiche, spazi per lo sport all'aperto, un campo da gioco polivalente, un campo da bocce, un'area giochi per bambini, la riqualificazione dell'anfiteatro, che sarà anche destinato ad attività teatrali o al cinema all'aperto, oltre a un sistema per una migliore reggimentazione delle acque piovane e infine la realizzazione di un impianto di videosorveglianza che aumenterà la sicurezza di tutto il quartiere. Oggi abbiamo consegnato i lavori di rigenerazione urbana qui nel quartiere di Viconeforo, al termine di un percorso partecipato con i residenti, con i cittadini, un progetto che è stato condiviso insieme a loro e nasce proprio da diverse assemblee che sono state fatte proprio qui fra le palazzine di questi alloggi popolari. Il progetto prevede la riqualificazione di tutte le aree esterne alle palazzine, la riqualificazione delle aiuole, la realizzazione di un parco giochi per bambini che prima mancava e poi la ristrutturazione del campo da calcio e la realizzazione di un campo da bocce, oltre naturalmente a una riqualificazione dell'intero sistema di illuminazione e la previsione di un sistema di videosorveglianza. Tutto questo nasce e viene realizzato grazie a un investimento di circa 2 milioni di euro a valere sui fondi del REACT. Il cronoprogramma prevede un ciclo di lavori di circa 12 mesi che noi seguiremo settimanalmente, lo faremo insieme ai residenti che sono stati veramente i veri protagonisti della realizzazione di questo progetto.